Salve ragazzi, alla fine è stato record di punti in un girone, 53 su 57, battuto il nostro precedente record di 52. Ma quanta sofferenza e soprattutto quante porcherie con questa VAR, quante porcherie. Infatti questo video dovevo farlo per forza in questo posto, qui, in un cesso. Perché questa VAR sta diventando un cesso e la continua ricerca maniacale di qualche episodio forzatissimo, una continua caccia alle streghe nel cercare qualcosa nell'area, tocchi di polpastrello, tocchi di spalla con gli occhi chiusi, la testa girata, di tutto. E il rigore per la Juve, che va a mio discapito dirlo, ma io lo dico, non c'era, come non c'era quello per la Samp. È chiaro che cerchi di aggiustare un po' tutto, poi, dopo che hai fatto danno. Ma obiettivamente non c'era né l'uno né l'altro. Ora non metto bocca nell'episodio controverso del gol annullato a Saponara su quel liscio di Perin che ha dato il via all'azione. Fuori gioco, non fuori gioco, non lo so. So solo che i due falli da rigore sono ridicoli e si meritano questo. Questo si meritano, sì, dal profondo del cuore, anzi dello stomaco. Sì, perché non è possibile, non è possibile, non è più calcio, non è più calcio. E allora diciamo che il fallo di mano deve essere sempre punito, sempre, anche se ti fionda una pallonata. Ti fiondano una pallonata di 130 all'ora in un braccio e te sei girato, braccio attaccato al corpo lo stesso, rigore, basta che ti sfiora, diventa una farsa così. 10 minuti prima del fallo di Emre Can erano andati a vedersi un videocheck su una cosa inutile, una continua ricerca, la caccia alle streghe, vediamo cosa possiamo trovare in aria, se c'è un tocco di polpastrello, un tocco di mignolo. Non va bene, non va bene, diventa una porcheria così. Diamoci una regolata. Diventata una porcheria, una partita che l'incontro ovunque è diventata poi una porcheria. Facciamo i complimenti alla Samp per l'amor di Dio, e attenzione, ha alzato i ritmi nella seconda parte del primo tempo in una maniera veramente tosta. Gran bel centrocampo, dico, che unisce tecnica e corsa e tantissimo pressing. Quello che vorrei vedere io nella mia squadra, pressing. Se la Sampdoria avesse metà della qualità che abbiamo noi, sarebbero botte da orbi veramente per tutti. Però con degli onesti gregari e un grandissimo Fabio Quagliarella ci hanno fatto sudare sette camicie perché pressano, pressano, pressano. Quello che non facciamo noi. Questo Emre Can che è sempre il fratello sbiadito di Khedira, leggermente più veloce, un bradipo contro una tartaruga. Eh sì, lento, lento e impacciato, un Khedira più giovane. Ho visto qualche nota positiva, come finalmente un giallo preso da Rugani che si sta svegliando, o Dybala che ha fatto ben due tackle oggi, due tackle, Dybala che mette il piede, ma però il nanetto si sveglia. Poi un po' confusionario, vabbè, al solito, comunque. Ragazzi, è così. Non potevo trovare un altro posto per fare questo video, visto il problema che ho avuto allo stomaco per questi falli, per questa VAR che mi genera veramente il voltastomaco, il voltastomaco. Ragazzi, ci vediamo in questi giorni per gli auguri per l'anno nuovo. E mi raccomando, fino alla fine il record è stato Forza Juve. Do you still dream about